Direttore, Ilicic ed Hernandez dovevano fare la differenza quest'anno, sono caduti in una sorta di letargo profondo, insomma il pubblico rosanero li aspetta ormai da troppo tempo. Ecco, lei da operatore di mercato estremamente qualificato li reputa assolutamente due giocatori importanti, due giocatori da big, o forse sono stati un attimo sopravvalutati? No, no, Hernandez per esempio ha avuto tanti problemi fisici. Hernandez sì, ma Hernandez è un giocatore importante, eh. Ha una prospettiva importante, è ancora molto giovane e quindi bene fa il Palermo puntare su Hernandez. Per quanto riguarda Ilicic, direttore? Non lo so, cioè voglio dire, è un buon giocatore, però ripeto, da qui a definirlo un giocatore determinante, è un buon giocatore, chi determina è un altro tipo di giocatore. Se non ci fosse stato già un accordo pregresso con Perinetti, direttore, lei avrebbe fatto parte del futuro del club rosanero? Guardi, sai come si dice dalle mie parti, se mia nonna non era a quest'ora può darsi che era viva. Certo. I se, i ma, non si mette niente a tavola. Certo. Quindi lasciamo stare questi discorsi. Il Palermo, da quello che so e da quello che sento, ha puntato su un discorso su Perinetti. Io penso che il presidente del Palermo abbia la capacità di valutare qual è meglio e qual è più utile alla sua causa. Poi le chiedono un parere sullo stucchevole caso Panucci, 36 giorni di idillio, poi il divorzio burrascoso anche. Ancora una volta ha sbagliato il presidente. Lo dico con molto affetto, con molta stima, perché io fondamentalmente gli voglio bene a Tamparini. Ho un ottimo rapporto in Lega, ripeto, è un punto di riferimento. Tamparini è una persona che io stimo, però l'ha sbagliato ancora una volta lui, perché Panucci si chiama Panucci, ha un grande nome, ma purtroppo i mestieri non si inventano. Certo. Non si inventano assolutamente. Lui gli ha dato in mano un ruolo e un compito che presumo Panucci non abbia mai fatto, e alla fine si sono scontrati perché evidentemente non hanno avuto chiarezza nel esporre i ruoli. Infatti Panucci è andato via perché evidentemente ha ritenuto che fossero state disattese quelli che erano le intese con il presidente, ma non si comincia un rapporto così con gli scontri, è un rapporto destinato a morire, di conseguenza è la logica conclusione di una situazione partita male. Dybala dell'Istituto di Belgrano, classe 93, il Palermo sembra vicino al suo acquisto. Peccato, io non avevo i soldi per comprarlo, se no l'avrei preso. Ah. Questo può diventare un fenomeno. Ce lo descrive anche tatticamente? Allora, voi siete giovani. Sì. Andatevi a rivedere i filmati di quando giocava Montella. Ah. Bene, è la fotocopia di Montella. Perfetto, paragone importante. Quindi ancora una volta Luca Cattani ha visto giusto, direttore. Eh? Non so se l'abbia preso, se... Sinceramente, sicuramente è uno di quei giocatori che deve trovare l'amatore, perché secondo me può giocare solo da punta centrale, pur essendo un piccoletto. Ah, perfetto. È una punta centrale. Sì, ok. Se pensano di metterlo sugli esterni, fanno una grande cavolata. Perfetto. Ha il senso del gol, l'animus pugnanti del campione, quindi un giocatore importante. Ecco, quando lei ha fatto il parallelismo con Vincenzo Montella ha detto tutto. È 93. 93, sì, esattamente. Allora, ricordate quando all'inizio Pastore aveva difficoltà e mi chiamavano perché io avevo detto che Pastore era un campione. Sì, sì. E gli dicevo sempre, ditemi dove lo vanno a buttare che io me lo vado a prendere in qualsiasi momento. Allora, è questo
questo è un giocatore di grande prospettiva. Quanto riguarda la stagione del Palermo, insomma, è inutile nasconderci dietro un dito, i tifosi non sono contenti, è stata una stagione anonima, povera anche dal punto di vista dell'espressione qualitativa, insomma, sul piano del gioco, delle prestazioni. Che tipo di valutazione dà, che tipo di motivazioni si dà, direttore? Ma guardi, io sono sempre del parere che uno deve pensare ai problemi di casa propria. È assolutamente impensabile dare dei giudizi quando non si vive l'ambiente, quando non si vive la realtà. Io dico sempre che il Palermo non ha mai lesinato sforzi nell'apprezzare delle squadre competitive. Capita che certe annate le cose non vadano per come devono andare, però voglio dire, ha tanti buoni giocatori il Palermo. Diciamo che ha vissuto un'annata particolare, mi piace pensare solo questo. E come può succedere, Certo, è chiaro.